Il legame con il territorio è un legame vitale per ogni scultore. Da sempre, si parla già dal tempo dei romani che venivano qui a cavare i marmi. Sono materiali che vengono solo da Carrara, dall'Altissimo, dalla Carfagnana. Questo bacino marmifero qua è unico. Il marmo, a differenza della pittura, che può essere di getto, di impeto e più rapido, richiede tempo. Quando scolpisci è un atto di meditazione, di ricerca dentro di te. Trovi una dimensione, una pace che è veramente profonda, dove gli eventi in superficie ti toccano fino a un certo punto. Devi solo essere te stesso fino in fondo, il più possibile. Quello io credo che sia il viaggio della scultura. Per affrontare una scultura in marmo ci vuole una buona conoscenza del materiale, perché il materiale nella cava può portare delle macchie, delle vene, bisogna sempre selezionare il tipo di materiale adatto. Questo tipo di sirena è una sirena con un volto sognante. Ho cercato di fare una bocca che sia molto sensuale, ho cercato di dare una carnalità. È una posizione comunque di eleganza della forma della sirena. Io immagino una sirena sognante, come l'ho chiamata appunto. Quindi una sirena in una dimensione onirica, che lascia spazio anche al sogno delle persone. Io credo che dobbiamo cominciare a tornare a pensare che l'arte sta nella vita di tutti i giorni. Non è che devo andare per forza in un museo a Parigi o a Roma o a Milano per vedere un'opera d'arte, posso andare a farmi un cappuccino e vedere un'opera d'arte. Io sono per il museo, ma sono anche perché l'arte viva in ogni dove e sia a contatto di tutti. Per me è un onore esservi.